5 quintali di pesche e nettarine sono state distribuite alla Caritas diocesiana presso la Basilica di Piazza del Carmine a Napoli da una delegazione di agricoltori della Coldiretti. Un evento all'insegna della solidarietà che si inserisce nella giornata nazionale dell'ortofrutta, con l'obiettivo di rendere a conoscenza di tutti le difficoltà che vivono i produttori del settore, costretti a vendere con prezzi che a malapena coprono i costi. Ascoltiamo Domenico Esposito, vice direttore Coldiretti di Napoli. È un'iniziativa nazionale della Coldiretti che parte oggi con la Campania, dove vogliamo praticamente rappresentare con questo tipo di iniziativa la crisi, la forte crisi ortofrutticola che sta investendo il nostro territorio. E questo dicevo dalla Campania ma anche a livello nazionale. Domani infatti chiuderemo questa iniziativa che per noi è di solidarietà con a Milano, nell'ambito dell'Expo di Milano, dove il ministro Martina, alla presenza del ministro Martina c'era il nostro presidente nazionale che darà al ministro un nostro documento su quelle che sono le proposte per questa grossa crisi che sta investendo un settore trainante della Campania. Ad accogliere gli agricoltori Don Tonino Palmese, vicario episcopale dell'Arcidiocesi di Napoli per la carità e la pastorale sociale, nonché coordinatore regionale di Libera. Ascoltiamo. Un messaggio di solidarietà anche a Coldiretti stesso, oltre che alla buona azione, perché questa frutta che viene mal pagata, o forse quasi per nulla pagata, poi cioè si ritrova sui mercati pubblici con prezzi che sono sproporzionati rispetto all'origine. Questo non è un prodotto da macero, è un prodotto da regalo, un prodotto da offerta, da dono, che è fatto appunto da Coldiretti rispetto ad alcune realtà napoletane, la mensa qui del Carmine e la tenda a Rione Sanità. È una buona pratica di protesta che si fa solidarietà.